La novità di quest'anno degli abbonati sarà che gli stessi abbonati potranno ricevere quest'anno una bella rivista, un bel progetto editoriale edito appunto organizzato dal direttore del Corriere di Gela, Rocco Cerro, per i 10 anni della presidenza Tuccio. Ci parli un po' di questo nuovo progetto. È per la promozione della squadra in Serie D, roba inedita per Tuccio. Parli di novità, mettiamocelo un aggettivo qualificativo, è una buona novità, voglio dire che farà piacere alla tifoseria perché potrà rivedere attraverso le tantissime immagini che abbiamo inserito. Noi al Corriere abbiamo un archivio fornitissimo, non solo degli ultimi 10 anni ovviamente, ma da quando è uscito per la prima volta in edicola 32 anni fa. E abbiamo voluto fare un omaggio intanto al presidente perché per la prima volta lui ha un record, nessuno mai nella storia del calcio gelese è durato 10 anni alla guida della stessa società. E se poi facciamo anche un bilancio di quello che è accaduto in questi 10 anni, vediamo che il bilancio è oltremodo positivo, perché ci sono campionati di alto livello, abbiamo avuto giocatori di altissimo livello e adesso stiamo riprendendo quote per tornare ai fasti di 5, 6, 7 anni fa. I 10 anni del Gelacalcio servono anche non solo a consegnare alla storia quello che è accaduto nel campo calcistico di questa città, ma anche a stimolare lo stesso Tuccio e altri che eventualmente volessero affiancarlo a fare di più, di meglio, per cercare di arrivare a quella storica promozione in Serie B che aspettiamo e che penso che sia un obiettivo mal nascosto dal presidente, perché forse punta veramente lì, la C1 se l'è passato il piacere, la C2 pure, gli manca la B, si è passato anche il dispiacere della terza categoria, della seconda, della prima, quindi questo libro è commemorativo e celebrativo quindi, ma è anche un documento storico che penso i tifosi che avranno modo di averlo acquistando l'abbonamento del Gelacalcio per questa stagione e nelle edicole possono in qualche modo conservarlo tra i libri che hanno a casa e sfogliarselo ogni qualvolta gli viene, come dire, un po' di nostalgia per i tempi belli del calcio e che sia d'auspicio anche per i tempi belli che verranno.